Ciao a tutti e benvenuti nel consueto video degli acquisti naturali del mese in collaborazione con i piccoli canali Power. Io come sempre nell'info box metterò i link dei canali che partecipano a questa collaborazione, quindi di Lalla, Rossella, Daniela e Gian Giuseppe. Ovviamente vi invito a iscrivervi ai loro canali e l'invito a partecipare è sempre aperto, quindi chiunque volesse unirsi a noi può scriverci e verrà accettato con molto piacere. Parto con gli acquisti di questo mese. Per quanto riguarda il beauty, ho solamente una cosa, che è questo: il detergente in gel detox della linea Carbone Attivo di Equilibra. Era da un po' che volevo acquistarlo, però avevo un po' di cose da smaltire e non l'ho mai preso. Da Ipersop, il mese ormai passato, hanno messo in super sconto questa linea e inoltre con l'acquisto di un prodotto a scelta di questa linea, ovviamente, vi venivano date in omaggio le salviette struccanti della linea Aloe, sempre di Equilibra, quindi ho voluto acquistarlo, però ancora non ho provato né le salviette né il detergente. Sto cercando di trovare un prodotto che mi vada a pulire i vetri, non vi dico in maniera perfetta, ma in maniera magari buona, ecologico possibilmente, e che non costi tanto, nel senso io più di 3 euro non ci voglio spendere. Quelli che ho provato, devo dire la verità, mi hanno delusa parecchio e sono passata a un'altra cosa che è completamente diversa, quindi sono andata all'Eurospin dove vendevano questo set di spugne. Come funzionano? Questa blu va bagnata, strizzata e passata appunto in umidità sui vetri, mentre con questa azzurrina si va ad asciugare, quindi non serve un detergente per pulire i vetri, ma solamente queste due spugne e l'acqua. Si possono poi lavare in lavatrice a 40 gradi, l'ho già lavate diverse volte e sono perfette, non si sciupano. Devo dire la verità che i vetri vengono perfetti e il tempo è lo stesso di un detergente, nel senso ci metto il solito tempo per lavare i vetri, gli specchi, e devo dire che vengono molto 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 puliti, quindi mi stanno piacendo molto. E la cosa appunto interessante è che non si va ad utilizzare dei detergenti, costate pochissimo, tipo 1,50 euro, non mi ricordo, comunque al di sotto dei 2 euro e sono ottime. Se le trovate ancora all'Eurospin prendetele, perché vi fanno risparmiare dei soldini. Per la seconda volta ho acquistato questo ammorbidente di Chantecler, linea bebè. È un eco ammorbidente, ipoallergenico, igienizzante, con il 100% di attivi di origine vegetale completamente biodegradabili da fonti rinnovabili. È dermatologicamente testato, non testato su animali, testato al nickel, cromo, cobalto e piombo. E si può utilizzare per lavare a mano o in lavatrice. Io col fatto che Olivia, la gatta, ancora non ho ben capito, io e la veterinaria non abbiamo ancora capito a che cosa è allergica, probabilmente adesso si inizierà una dieta diversa per vedere se è il cibo, però per il momento ho tolto già da tanti mesi l'ammorbidente. Utilizzo questo, che è la seconda confezione, ne utilizzo pochissimo, solo per i miei vestiti, non per i pigiami, non per le lenzuola o per le sue copertine. Mi piace abbastanza. Allora, ha una gradevolissima profumazione che poi su vestiti non si sente assolutamente. Non è un ammorbidente che mi fa dire wow, cioè Lenore mi lasciava i vestiti veramente molto molto morbidi. Questo non me li lascia stopposi, però, quindi comunque un pochino mi preserva la morbidezza dei vestiti. E siccome è adatto ai bebè, sarà adatto anche al gatto, nel senso, comunque io cerco di evitare di lavarci le lenzuola, però ecco, vedo che per adesso non gli sta dando noia, sono alla seconda confezione, quindi continuerò a prendere questo. Costa come il Lenore, quindi 1,70 euro, 1,80 euro, e è la solita quantità, quindi profumazione molto delicata, però ripeto, poi non si va a sentire sui vestiti. Per fare sempre la lavatrice
Ne ho comprate due confezioni, però una è in bagno ed è quasi finita. Questa è la seconda che ho trovato in super 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 offerta e quindi l'ho acquistata anche se avevo l'altra praticamente a metà. Ed è il detersivo per la lavatrice Aleppo e Verbena ipoallergenico di Winnie's Natural, testato al nichel, cromo e cobalto, con materie prime di origine vegetale da fonte rinnovabile, completamente biodegradabile, eccolo qua. Questo a prezzo pieno costa un po', tipo quasi 4 euro e sono 1 litro e 25. Sinceramente, allora, mi piace, lava molto bene, la profumazione è gradevole, ma non è tra le mie preferite, ma comunque sui vestiti non si sente. Lo utilizzo per lavare bianchi, colorati, delicati, lana, lo utilizzo per lavare tutto, non mi dà nessun problema. Sto cercando però un detersivo ecologico che costi pochino, perché questo costa un po'. Per ora non ne ho trovati. Dove vado io di detersivi ecologici trovo solamente Winnie's e Chantecler, ma Chantecler profuma troppo, ha una profumazione troppo forte, che sinceramente dà fastidio anche a me, però sempre per il discorso del gatto non vorrei che desse fastidio anche a lei. Ora non mi prendete per matta, ma preferisco avere degli accorgimenti per quanto riguarda la mia vita quotidiana piuttosto che andare a spendere soldi con il veterinario. Quindi ecco, in più non danneggio l'ambiente, fa bene anche a me e quindi preferisco. Però se avete dei detersivi ecologici a buon prezzo da consigliarmi, per favore scrivetemelo, perché sono alla ricerca di un'altra soluzione. Comunque questo per ora mi sta piacendo e dura anche parecchio, è un gel molto molto denso, ne basta poco e mi va bene per adesso. L'ultimo acquisto, tra l'altro sono tipo a metà, devo acquistare un'altra confezione. Dual Power è il detergente per la lavastoviglie, è in gel con estratti di salvia e questa è della linea ecologica con materie prime vegetali, va bene anche per cicli brevi e a basse temperature, c'ha la certificazione HACCP che ti dice che rimangono 0% di residui sui piatti, azione sgrassante, anticalcare e brillantante. Mi sta piacendo, l'ho acquistato alla Lidl in sconto, non lo trovo più. Secondo me lava molto bene, ha un buon prezzo perché lo svelto mi sembra, ha fatto la linea ecologica per la lavastoviglie, ma sinceramente costa un sacco di soldi. Questo ha un prezzo abbastanza buono, lo vorrei riacquistare, ma non lo trovo da punte parti, quindi anche qua, se avete dei detergenti per lavastoviglie a buon prezzo, ditemelo, oppure ditemi dov'è che trovate questo. Io non lo trovo né da Ipersoap né alla Lidl e mi sembra, ho fatto un giro anche da acqua e sapone e non l'ho trovato neanche lì. Il mio Tigotà è sfigatello, quindi boh, non lo so, però mi sta piacendo, ha una buona profumazione e lava molto bene i piatti, li sgrassa, non va a opacizzare i bicchieri e quindi se lo trovate io ve lo consiglio, mi sta piacendo un sacco. Dovrebbe essere ecologico comunque, anche se non è ecologico sicuramente meglio di altri detersivi e in più mi sta piacendo perché ad esempio lo svelto a me non piace moltissimo, a me piace solo l'April, tutte le altre marche anche famose non mi lasciano molto contenta, il Prendi è molto buono, però questo qua nonostante abbia un inci completamente diverso mi sta piacendo tanto tanto e costa meno del Prill, quindi è fantastico. Ok, allora questi erano i miei mini acquisti del mese, io vi ringrazio di aver guardato il video e ringrazio il mio gruppo di canali insomma che partecipano con me. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e se non siete iscritti al canale iscrivetevi che così mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!